La parabola dell'uomo ricco e del povero lebbroso Lazzaro contrappone senza mezzi termini la vita consumistica da una parte e la miseria più nera dall'altra, situazione che non era considerata un'ingiustizia dalla teologia degli scribi. Pertanto, la coscienza veniva tranquillizzata dalla dottrina dell'elemosina. In questo mondo è ormai un leitmotiv la creazione di abissi tra uomo e uomo. Lazzaro è il barbone accanto a noi, è lo straniero, è un'etnia oppressa, è un popolo violentato e sfruttato. Dalla parabola, tuttavia, appare con estrema evidenza la predilezione di Dio per Lazzaro e perché in ogni tempo della storia e in ogni parte del mondo nelle sue stesse condizioni. Tu, Signore, vedi l'affanno e il dolore, tu tutto guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei il sostegno. Canta così il Salmo 10. A noi, simili all'uomo ricco, ci viene chiesto di non creare abissi, e se tali abissi ci sono, di lavorare per colmarli. Nella parabola, il ricco, forse conoscendo la durezza del cuore degli uomini che si lasciano dominare dai beni, insiste con Abramo affinché si mandi qualcuno risorto dai morti. Abramo ribatte: se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno resuscitasse dai morti sarebbero persuasi. E l'ultimo insegnamento di questa parabola: non abbiamo bisogno di fatti miracolosi per convertire il cuore e per colmare gli abissi. Ci basta il Vangelo. È una parola forte e potente che può salvare l'uomo.